Bene, allora riprendiamo la seduta del question time. Iniziamo subito con le interrogazioni. Andiamo all'oggetto 147. Si tratta di un'interrogazione del consigliere Smacchi rivolta all'assessore Barberini. Progetto di realizzazione all'interno del complesso dell'ex ospedale di Gubbio della Casa della Salute, stato di attuazione del progetto stesso, informazioni e intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Smacchi. Sì, grazie Presidente. Buongiorno a tutti, anche a lei Assessore. Allora, parliamo del progetto che riguarda il recupero e la valorizzazione dell'edificio che conteneva l'ex ospedale di Gubbio, che ricordo è stato trasferito in località Branca nel marzo del 2008. Valorizzazione e il recupero di questo edificio, Assessore, come lei sa, è un fatto strategico per l'intera città ed è un'operazione che si inquadra in un disegno più complesso di riorganizzazione dei servizi socio-sanitari regionali. La Regione ha destinato 3 milioni di euro per la ristrutturazione e l'adeguamento di una parte di quell'edificio, parliamo di circa 4.500 metri quadrati sui 9.000 totali, una parte dell'edificio che diventerà la cosiddetta città della salute, all'interno del quale verranno collocati il centro salute, il dipartimento di prevenzione, ambulatori polifunzionali, gli uffici direzionali e il dipartimento di salute mentale. Attraverso questa operazione verrà mantenuto quindi un presidio sanitario in un immobile di proprietà pubblica all'interno del centro storico di Gubbio. Bene, detto questo e inquadrata l'interrogazione, qual è la situazione attuale? La situazione è che sono passati ormai 2 anni da quando è stato aggiudicato l'appalto per il progetto definitivo, esecutivo e per la direzione dei lavori. Da quel momento è iniziata tutta una procedura con la necessità di avere le varie autorizzazioni e i vari pareri, fra i quali so che un po' di tempo è stato preso dalla sovrintendenza per i pareri di competenza. Bene, questa interrogazione, Assessore, serve proprio per conoscere lo stato del progetto complessivo. In una seduta di prima commissione che era avvenuta con il sindaco Stirati e con il direttore Casciari si parlava, per quanto riguarda l'inizio dei lavori, facendo riferimento ai primi mesi del 2019. Ecco, vorremmo capire qual è la situazione e come siamo messi per quanto riguarda i tempi. Grazie. Grazie Presidente Smacchi. Prego, Assessore Barberini. Sì, la questione è quella rappresentata dal consigliere in ordine a questo percorso di valorizzazione del complesso immobiliare che è stato oggetto di specifica delibera della Giunta regionale che ormai risale alla fine del 2014. L'intervento riguarderà, come detto, una parte dell'immobile cospicua, oltre il 50%, per la precisione 4.731 metri quadri, oltre a 145 metri ad uso della farmacia comunale, che verranno utilizzati direttamente dalla ASL numero 1. E l'ulteriore porzione di immobili invece da alienare al Comune di Gubbio per 4.570 metri quadri circa. Nelle porzioni che resteranno una volta riqualificato l'immobile in uso alla ASL saranno collocati il centro salute con tutte le sue articolazioni e tutte le sue attività, il dipartimento di prevenzione e gli ambulatori polifunzionali e gli uffici direzionali. È inoltre previsto il trasferimento dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale, ad oggi collocati in spazi condotti in locazione presso il centro direzionale Prato in via Ubaldi, con conseguente eliminazione del relativo canone che ad oggi ammonta a circa 66.000 euro annui.
A fronte di questo c'è stata la, ovviamente come ha rappresentato nell'istanza, la dotazione delle risorse, il finanziamento regionale per oltre 3 milioni e è stata disposta l'aggiudicazione dell'incarico di progettazione al tecnico, all'ufficio tecnico incaricato della progettazione stessa. Ritardi ci sono stati, non riconducibili però per l'avvio del percorso, o meglio per il completamento del percorso autorizzativo e quindi anche dell'attività di realizzazione, per la semplice ragione che la sovrintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria ha rilasciato finalmente con la propria autorizzazione, con prescrizioni di carattere architettonico e archeologico, esclusivamente in data 27 luglio 2018. Quella è la data che ci ha permesso sostanzialmente di riprendere l'avvio procedurale per tutto l'intervento. Come è noto, il parere della sovrintendenza si è reso necessario, direi obbligatorio, perché l'immobile è soggetto ai vincoli previsti dal decreto legislativo 42 del 2004, codice dei beni culturali, e dal decreto ministeriale 4 maggio 1996. Alla luce di questo, diciamo, di questa concessione di autorizzazione da parte sovrintendenza, è stato avviato presso l'ITER presso il comune di Gubbio per il rilascio del permesso di costruire, il cui completamento permetterà di dare avvio alla predisposizione della progettazione esecutiva necessaria per procedere alla indizione della gara di appalto per l'affidamento dei lavori, che trattandosi di procedura ad evidenza pubblica da giudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi qualità-prezzo, richiederà 4-5 mesi, questo leggo testualmente quello che il tempo quantificato dalla ASL numero 1 per il relativo perfezionamento. Mi sembra di poter dire che nella sostanza è finalmente sbloccato questo percorso non in qualche modo riconducibile ovviamente al sistema sanitario, ma diciamo l'elemento positivo è che l'intervento può finalmente ora andare avanti in maniera piuttosto spedita e realizzare un intervento particolarmente utile per la città di Gubbio e per tutto il territorio, perché accanto nella nostra strategia di riqualificazione e di miglioramento del servizio sanitario regionale, particolare attenzione viene messa non solo agli ospedali e alla rete ospedaliera, ma un potenziamento vero, puntuale anche dei servizi territoriali, e in questo l'intervento sul centro di salute con le diverse articolazioni come sopra rappresentate a Gubbio costituisce un perno fondamentale. Grazie. Consigliere Smacchi per una replica. Grazie Assessore Barberini. Da un lato credo che questo sblocco sia assolutamente positivo, dall'altro, come lei anche ha precisato, credo che siamo andati un po' lunghi per quanto riguarda i tempi. Lo dico per due motivi. Il primo, perché come Regione abbiamo messo a disposizione delle risorse importanti. Faccio riferimento agli oltre 3 milioni per quanto riguarda il recupero dell'ex ospedale di Gubbio, ma faccio riferimento anche agli oltre 2 milioni e mezzo per quanto riguarda il recupero e la valorizzazione dell'ex ospedale di Gualdo Tadino, che finalmente anche da questo punto di vista potrà partire dopo il rigetto da parte della Corte del ricorso da parte degli ex eredi Calai. Dico questo perché credo che di fatto i tempi che lei ci ha prospettato fanno sì che fra la conclusione dell'iter per il permesso a costruire, tra la progettazione esecutiva e la gara d'appalto ancora ci sarà bisogno di 7-8 mesi, e quindi diciamo che il ritardo dovuto anche al rallentamento dei pareri da parte della sovrintendenza è quantificabile in queste mensilità. Ed è un ritardo che purtroppo peserà ancora una volta sullo sviluppo di quell'area,
in quanto oltre agli affitti che continueremo a pagare dovremo anche far conto su tutto quello che gira intorno alla rivalorizzazione dell'ex ospedale. Comunque ne prendiamo atto, a questo punto non ci rimane che cercare di sollecitare il Comune di Gubbio affinché la procedura venga compiuta nella correttezza nel più breve tempo possibile. Grazie. Va bene, passiamo all'interrogazione numero 127, proposta dalle consigliere Ricci, risponde l'assessore Cecchini, sul dissesto della sponda del fiume Chiascio in Costano, ricognizione sul programma di consolidamento. Grazie signor Vicepresidente Vicario dell'Assemblea Legislativa, ringrazio l'assessore con delega anche perché il quadro di competenze regionali è un quadro di afferenza rispetto anche ad altre istituzioni, ma ci sembrava importante domandare la situazione che riguarda i dissesti della sponda del fiume Chiascio, localizzati nell'area del comune di Bastia Umbra, in particolare nella zona di Costano. La provincia di Perugia ebbe a rilevare tali dissesti nell'anno 2010, solo tratteggiando l'itinerario di tale problematica. E in quella fase si andò a determinare la chiusura della strada posta al fianco dell'asta fluviale della stessa infrastruttura idrica. Nell'anno 2014 vi fu un primo elemento di ricognizione da parte della Regione Umbria, almeno così risulta agli atti, che prese atto del fenomeno erosivo, anche collegato ad alcune problematiche afferenti ad alcune reti tecniche, che quindi in qualche modo delinearono la necessità di rafforzare fondamentalmente le protezioni, appunto per evitare l'accesso all'infrastruttura stradale di cui ovviamente stiamo parlando. Da questo punto di vista, solo tratteggiata la parte amministrativa della problematica, si domanda, per quanto di competenza, lo stato delle procedure in termini di progetto e di gara d'appalto. Peraltro la situazione sembrerebbe essere giacente fin dall'anno 2015, e anche avere notizia, come cita la interrogazione a risposta immediata, sulle risorse disponibili, peraltro nel quadro delle correlazioni che sono avvenute fra i diversi enti coinvolti in tale problematica. È credo un elemento che arriva da un territorio comunque importante, di cui emerge, ecco, questa urgenza di poter in tempi rapidi riaprire l'infrastruttura stradale. E ringrazio per la cortesia e la sollecitazione che può essere data a tale problematica. Prego, assessore. Sì, ma la interrogazione del consigliere Ricci pone appunto all'attenzione un tema molto sentito, quello delle manutenzioni delle sponde e della possibilità della fruibilità che comunque in determinati contesti ci può essere. La verità è che, ha già detto molto bene il consigliere Ricci, la provincia di Perugia aveva, attraverso una relazione e un'ipotesi progettuale, è previsto un intervento su questo. A dicembre 2014 la Regione Umbria con determina ci ha messo sopra 550.000 euro, poi la provincia ha iniziato a lavorare al progetto, che però non ha avuto un esito conclusivo nella conferenza dei servizi perché mancava il parere archeologico. Questo nel 2015, a fine 2015 determinate funzioni sono tornate in Regione, ma ancora non sono tornate le risorse che la Regione ha messo a disposizione di questo progetto, demandandole alla provincia. La verità è che la Regione non può finanziare due volte lo stesso progetto, la conseguenza è che
sia all'inizio dell'anno ma anche a luglio abbiamo ripetutamente chiesto alla provincia di Perugia di far tornare indietro queste risorse, perché questo è un aspetto imprescindibile per poter realizzare poi tutto l'iter che porta alle procedure di gara e alla realizzazione dell'intervento. Nel frattempo la regione dell'Umbria utilizzando risorse dei capitoli dell'assessorato, ha comunque sostenuto le spese per la relazione archeologica, e questo vuol dire che la conferenza di servizi, che poi si è aperta da quando il progetto è tornato in provincia, che si dovrebbe entro in regione e che si dovrebbe concludere il 19 di questo mese di ottobre, mette nelle condizioni di poter approvare il progetto. Quindi riteniamo che entro ottobre il progetto sia regolarmente approvato e siamo in attesa del rientro in regione dei relativi 550.000 euro indispensabili per realizzare l'opera. Consigliere Ricci. Ringrazio l'assessore con delega che ha svolto una ricognizione sul tema. Prendo atto con piacere che il parere archeologico, che aveva rallentato il quadro amministrativo, ora è stato debitamente realizzato e quindi consentirà di chiudere la parte formale amministrativa e di approvazione. Affido ovviamente alla sensibilità della Giunta regionale e all'incisività della stessa la possibilità che possano essere rimessi in capo, amministrativamente parlando, della Regione i 550.000 euro, in modo tale che si possa determinare quanto prima l'appalto di questi interventi che, ripeto, riguardano una strada importante nella zona di Costano al fianco di un'asta fluviale, e con questi interventi si riaprirebbe la strada che oggi bloccata determina molte complessità. Cercheremo, mi auguro, insieme anche di agire sulla provincia di Perugia, anche magari utilizzando mi auguro la incisività che il nuovo presidente della provincia, che verrà credo a breve rieletto, possa dare all'intero quadro amministrativo provinciale. Grazie. Bene, procediamo con l'interrogazione numero 165, presentata dal consigliere Solinas, taglio degli alberi di Piazza Fortebraccio a Perugia. Risponde l'assessore Cecchini. Grazie. Vicepresidente Mancini, questa interrogazione è un tema che potrebbe essere interpretato come qualcosa di non pertinente rispetto alle competenze della Regione, ma in realtà l'ipotetica probabile estirpazione degli alberi, taglio degli alberi in Piazza Fortebraccio, che è una delle piazze più belle di Perugia, che insiste di fronte all'Università per Stranieri, può avere delle implicazioni riguardo anche alle prerogative della Regione. Infatti la legge regionale del 19 novembre 2001, numero 28, testo unico regionale per le foreste, assegna alla Regione una possibilità di controllo e di tutela del verde pubblico. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, lo stesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002. Quindi la Giunta Comunale di Perugia, con una delibera del 22 agosto 2018, ha disposto una serie di interventi per la riqualificazione dell'area di Piazza Fortebraccio, nota più come il nome di Piazza Grimana, al fine di valorizzare uno dei quartieri più significativi del centro storico di Perugia. Questo progetto di sistemazione prevede l'eliminazione, il taglio a raso di decine di alberi in tutta l'area interessata. Gran parte si tratta di lecci, diciamo anche abbastanza datati, quindi di pregio, per la messa a dimora di piante tappezzanti e di siepi. Tale intervento arreca un grave danno per la vivibilità della zona in ragione del venir meno dell'effetto positivo che gli alberi presenti producono in termini di attenuazione dell'inquinamento acustico e atmosferico, nonché anche la gradevolezza dell'ombra d'estate. Questo come considerazione
che faccio personale. Quindi, considerato che l'abbattimento degli alberi produce anche un rilevante impoverimento paesaggistico nella zona di Piazza Grimana, un'area che racchiude arte, storia, cultura e socialità. Quindi, infine, sulla predetta area grava il vincolo paesaggistico previsto dal decreto legislativo numero 42 del 2004. Quindi la mia interrogazione è rivolta all'assessore Cecchini per sapere se la giunta regionale abbia verificato se il comune di Perugia ha rispettato tutte le procedure di legge per l'abbattimento degli alberi situati in piazza Fortebraccio a Perugia. Grazie. Va bene, allora il consigliere Solinas, le volevo solo chiarire che non sono il consigliere Mancini io, sono guastichi, no, perché poi visto che c'è lo streaming e la registrazione potremmo anche pensare poco trasparente, invece ribadisco sono Marco Guastichi. Prego, assessore Cecchini, risponde. Sì, ma le richieste del consigliere Solinas certo hanno messo gli uffici della regione nelle condizioni di chiedere informazioni a chi è in capo sia le competenze che poi le competenze autorizzative e anche la realizzazione del progetto, che è il Comune di Perugia. Le prese con un progetto che vuol riqualificare complessivamente Piazza Fortebraccio e che all'interno di questa riqualificazione prevede anche l'abbattimento di alcuni alberi che naturalmente avranno bisogno, per poter essere abbattuti, delle regolari autorizzazioni. Le autorizzazioni paesaggistiche non stanno in capo alla Regione, ma sono demandate e delegate ai comuni. Alla Regione il compito della Regione è quello di monitorare e controllare che vengano rispettate le norme quando appunto si tratta di intervenire nei beni ambientali o anche in tutto quello che riguarda la parte paesaggistica. Le determine del comune prevedono la copertura finanziaria per poter portare avanti il progetto, prevedono anche una tempistica. Immaginiamo che nel momento in cui appunto approveranno il progetto sapranno anche rispettare le norme che prevedono le regolari autorizzazioni e far sì che ci possa essere una riqualificazione della piazza che contestualmente non impoverisca il patrimonio che nelle città e naturalmente Perugia è il nostro capoluogo, la nostra capitale, quindi è anche la più grande, magari ha più bisogno anche di altri piccoli e medi centri storici, di un bel patrimonio di piante. Immaginiamo che comunque il progetto redatto che è in via di approvazione da parte del Comune di Perugia risponda a tutti i requisiti che la legge richiede. Consigliere Solinas. Mi ritengo soddisfatto della risposta. Bene.